Amici di Battista 70fone, oggi vi presento Asus ZenFone 6, smartphone dotato di una particolare fotocamera denominata flip camera. Eccola qua. Possiamo utilizzarla sia per fare i selfie, video, eh, sbloccare il terminale. La comodità è che abbiamo sempre la fotocamera principale a disposizione per qualunque cosa. Quindi massima risoluzione, massima versatilità. Ci sono tante bellissime funzioni che dopo vi farò vedere eh, nello specifico che ci aiutano ad utilizzarla. Ad esempio, ottenere un panorama pressoché perfetto dato che non siamo noi a muoverci, ma è la fotocamera a muoversi. Anzi, facciamo così: ve lo faccio vedere subito. Facciamo che io decido di fare un panorama in questo momento. Vado sulla funzione Panorama. Ora vado a cliccare. Io sono fermo, come vedete è la cam che si sta muovendo e trovo che questa cosa sia molto intelligente. Poi potete farla arrivare alla fine e avete ottenuto una modalità panorama praticamente completa. Come potete vedere ha inquadrato tutto quello che c'è. Qui in questo, in questo ambiente, stessa funzionalità la si può fare ad esempio per il, il video tracking: nel senso che volete che venga sempre tenuto a fuoco un, un oggetto, un, un soggetto, potete utilizzare la stessa identica modalità, però a, a questa modalità sarà applicata ad un video e non ad una foto. Insomma, una features. Eh, che mi è piaciuto ed è e mi ha anche divertito dico la, la verità se avete visto eh, vari video che ho fatto ieri mattina ero a Como a fare un giro con, con la famiglia e insomma la qualità devo dire che è anche molto buona i video hanno una qualità secondo me ai livelli quasi dei, dei top le foto rendono bene in condizioni di luce ottimale la modalità notturna non se la cava malissimo diciamo non è una modalità notturna diciamo paragonabile ai super top di gamma però anche il prezzo non è da super top di gamma comunque abbiamo lo Snapdragon 855 e andiamo da un prezzo di 499 ad un massimo di 599 a 599 troviamo l'8256 a 549 quello che abbiamo in questo momento in mani 628 oppure 499... 664 la memoria comunque è espandibile tramite micro SD fino ad un terabyte per cui se volete anche spendere qualcosa meno potete prendere la versione base ed espanderla addirittura fino ad un terabyte per cui devo dire che il rapporto qualità-prezzo a mio modo di vedere è veramente molto interessante ok dai andiamo a vederlo da vicino e vediamo anche cosa contiene la confezione ad aprire ora la confezione Opla. Qui dentro abbiamo un, oltre alla manualistica, abbiamo anche una cover eh, rigida per dargli una buona protezione. Io preferisco quelle siliconiche, ma in ogni caso la cover è presente. Qui sotto abbiamo USB Type-C, degli auricolari in EAR con i gommini di ricambio. E l'alimentatore molto potente è un Fast Battery Charging 18 Watt e abbiamo anche la possibilità del Power Bank Reverse, di conseguenza, se vogliamo utilizzare il nostro telefono per eh, caricarne un altro, lo possiamo tranquillamente fare. Dato che altra caratteristica importante di questo smartphone è la batteria da ben 5000 mAh, che ci consente di arrivare a sera con un uso veramente intenso. Ho notato però. A nonore del vero qualche surriscaldamento quando, dopo un po' che si gioca. E anche ieri, mentre giravo i video in 4K ho notato che un po' di eh, caloria si avverte. Arrivate comunque a sera, però ho avvertito questo, questo tipo di caloria, e soprattutto nei giochi, la batteria tende a scendere un pochettino di più rispetto al normale, niente che comunque non ci consenta, ribadisco di arrivare a sera. Abbiamo lo stereo, abbiamo uno stereo speaker. Scusate, gli speaker sono stereo come parlo male. Forellino del microfono USB Type-C jack da tre e mezzo alleluia. Da questo lato abbiamo l'ingresso per due nano sim più espansione memoria, qui sopra abbiamo il fornellino per la riduzione del rumore e il meccanismo della flip camera. Da questo lato abbiamo un tastino eh, dedicato all'assistente di Google: una pressione parte, due, due pressi, pressione doppia, eh, si attiva e quant'altro. Qua il bilanciere del volume qua il tasto di avvio spegnimento stand-by qui la sua bella dual cam che ben conosciamo e anche abbiamo il fingerprint sul posteriore per cui se non volete utilizzare la modalità di riconoscimento facciale potete tranquillamente utilizzare il fingerprint che è comunque devo dire molto preciso il display è un IPS con eh, devo dire un'ottima luminosità anzi facciamo così andiamo anche ad abbassarlo di modo che non spari troppo forse l'ho abbassato un po' troppo facciamo la via di mezzo che magari è meglio per quanto riguarda la parte telefonica assolutamente niente da dire io con Asus sinceramente mi sono sempre trovato molto bene andiamo a chiamare il nostro solito servizio clienti di HO mobile un secondo che parte la chiamata Caricala e per qualunque domanda, come avete notato, anche eh, in capsula il volume è veramente molto alto. Tanto che stiamo parlando del volume, sentite come picchia. E vi assicuro che anche in cuffia si fa fatica a tenerla al massimo volume, anzi, io non sono proprio riuscito perché era veramente molto potente. Mm, facciamo una cosa: vediamo subito un, eh, un video. Cerchiamo un video, oh, un paio tra i consigliati. Quale onore! Ci avviciniamo un pochettino. Devo dire che il display è molto bello, un EPS con colori ben equilibrati e ribadisco, in questo momento abbiamo anche, eh, abbiamo anche un attimo abbassato la luminosità. Diamo un'occhiata, giusto perché stiamo parlando del, eh, del display, vediamo un pochettino la fedeltà dei colori. Una leggerissima saturazione del giallo, ma ribadisco... Se mi seguite sapete che comunque lo si riscontra abbastanza spesso, il nero comunque ha una buona saturazione e i colori devo dire che sono eh, piuttosto fedeli alla realtà. Torniamo indietro, come vedete abbiamo le gesture, qui abbiamo anche da mangiare e andiamo a vedere un pochettino com'è questa eh, fotocamera. Vabbè, qui c'è quella che abbiamo scattato adesso, come vedete. Avete poi la possibilità. Ovviamente io mi sono mosso, dovevo stare fermo, ovviamente qualche problema. Questa è la modalità notturna. Non è malissimo, diciamo che ogni tanto sbaglia i tempi perché mi è successo nella mia camera, ad esempio, è venuta molto scura. Sono un po' grezze come foto, però non sono, diciamo malissimo. In alcuni frangenti tende un po' a fare delle foto mm, un pochettino, slavate, non ho ancora capito da cosa dipende. Qui abbiamo vari video ovviamente abbiamo il grandangolo che comunque devo dire mantiene una buona eh, centralità della foto non tende ad incurvare questa l'abbiamo fatto con lo zoom erano due ragazze nel tavolo di fianco insomma sono delle, delle foto che secondo me non sono assolutamente niente male con il plus ribadisco di questa fotocamera rotante o flip camera che dir si voglia ecco qui quando ci sono condizioni di luce un po' strane a volte fa questa cosa Mm, si vede questa interferenza di rosa che appare nel grandangolo ma non appare nella foto eh, diciamo in modalità eh, classica mm, questo sinceramente non ho ben capito da cosa dipenda comunque qui abbiamo scattato decisamente molto foto questa è quella che ho fatto nella mia camera che non so mm, che diavolo sia, sia successo Ok, direi che di foto ne abbiamo viste abbastanza. Le ho postate in originale nei nostri vari eh, social, abbiamo fatto un video che le raccoglie tutte per cui direi che potete tranquillamente andarvele a vedere. Ovviamente on board abbiamo Android 9 eh, Pi e abbiamo la sua Zen UI. Questa è la fotocamera. Se andate a schiacciare adesso selfie non parte perché trova il tavolo. Come sentite è impossibile invertire la fotocamera e questo è, è normale oppure potete decidere di fare eh, una foto guardate io vado a piegare e lui vi fa vedere quello che ho davanti io in questo momento fino ad arrivare a vedere noi qua come vi dicevo la modalità panorama avete visto lo slide lo fa da solo modalità notte oppure se siete bravi potete utilizzare la modalità manuale ritratto foto vari video e video abbiamo le varie funzioni tra cui il video tracking e possiamo arrivare ad una risoluzione di 4k 60fps e ho trovato che comunque anche il 4k 60fps eh, devo dire che rende abbastanza cioè, rende bene si può che è dotato del classico menu praticamente un android puro non abbiamo più tantissime applicazioni come una volta e comunque anche a livello grafico è stato migliorato qui abbiamo come al solito la classica pagina di, di google con le varie informazioni ok mm, io nel complesso devo dire che sono soddisfatto no grazie quindi vi farei vedere un po com'è la parte ludica ovviamente andremo ad abbassare il volume per evitare problemi e ci allontaniamo leggermente secondo che parte inutile dire che ho fatto sentite l'audio è davvero spettacolare allora andiamo nei soliti eventi giornalieri esplora gli eventi accedi la macchina a caso gioca come vi dicevo non ho riscontrato nessun tipo di problema assolutamente se non un po di riscaldamento sul riscaldamento sulla parte eh, posteriore ma sinceramente non mi si è mai bloccato, neanche dopo lunghe sessioni di gioco. Attenzione al treno. L'Associazione Medici Dentisti Italiani sconsiglia di prenderlo sui denti. Ok, e ci siamo fatti la nostra solita partitina andiamo a chiudere dato che non mi interesserà eh, comunque nel complesso a me ha soddisfatto questa particolare flip camera per me che sono appassionato di, di fotografia e devo dire che mi dà qualche eh, opportunità eh, in più di utilizzare la cam e devo dire che eh, trovo che sia anche ben congegnata ben strutturata se vi dovesse cadere eh, il telefono mentre la flip camera è aperta, si chiude in automatico, dato che comunque rileva il, il cambiamento di, di gravità. Se invece fate così con la mano, no, perché comunque il telefono è sempre ben fermo delle vostre mani. Sono cose che ci hanno fatto vedere quando siamo andati alla eh, presentazione milanese. Insomma, mh, ribadisco, secondo me un ottimo rapporto qualità-prezzo. Prestazioni molto elevate, batteria da 5000 mAh. Un bel display, insomma, se non si fosse capito, ci è piaciuto. Con questo concluso, saluto da Loris Alias Battista 70, per Battista 70. Fon!